Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti su Don't Escape. Stavo un po' cercando dei nuovi giochi horror da proporvi e cosa ho visto? Slenderman? Slenderman? E ancora Slenderman? E siccome io mi sono stufato di quella faccia, basta, vabbè, non lo so, non ha una faccia, giochiamo a questo giochino che ho trovato. Si chiama Don't Escape ed è uno di quei giochi dove siamo rinchiusi dentro una stanza e dobbiamo uscire, quindi un escape game. Ma in questo caso è un po' diverso, perché invece di uscire dalla stanza, dobbiamo chiuderci dentro. Perché? Perché siamo dei lupi mannari. Quindi leggiamo un po' la storia per capire meglio. Mi sono svegliato in una stanza, la porta non era chiusa e mi ricordo tutto. Sono un lupo mannaro e questa notte delle persone innocenti moriranno quando mi trasformerò. A meno che io non prevenga questa cosa e mi chiudi dentro questo posto. Qualsiasi cosa succeda, io non devo fuggire. Va bene, ed eccoci qui. Ok, siccome è un gioco punta e clicca, penso che dobbiamo prendere vari oggetti. Ok, vanno nel nostro inventario qui in alto. E qui si potrebbe anche uscire. Beh, vediamo un po' cosa c'è qui fuori. Allora, vedo un'ascia. Proviamo a raccoglierla, ce l'ha data. Vediamo cos'altro c'è. Ah, dei legni. Va bene. Possiamo scappare nella foresta? No. E non possiamo nemmeno andare indietro, merda. Qui cosa c'è? Ah, un fungo. Un fungo selvaggio così fuori. Va bene. E qui sopra vedo qualcosa. Anche se c'è un po' di nebbia, avete visto? C'è una specie di catena. Ok. Una catena. A cosa mi potrà servire? Possiamo interagire, forse, con questi oggetti? Usarli insieme? No. Questo comunque cos'è? Ah, sono io. Ah, per usare un oggetto devo mettermelo addosso. Mi sono legato con una corda. Non posso muovermi da nessuna parte. Posso slegarmi? Dimmi di sì. Ah, ok, per fortuna. Ok, quindi lo scopo di questo gioco, a quanto pare, è non riuscire a fuggire da questo posto, perché di notte ci trasformeremo in un lupo mannaro. E allora penso che forse legandomi questo possa un po' prevenire questa cosa. Insomma, mi farà perdere un po' di tempo. Qui c'è una clessidra. Ah, no, 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 finish the game. Possiamo già andare alla fine del gioco, quindi aspettare il tramonto e di conseguenza la luna piena, ma non lo voglio fare perché penso ovviamente ci sia ancora qualcosa da fare. Ok. Ah, si è chiusa la porta. Toh, vabbè. Vediamo un po' cosa c'è in giro, esploriamo la casa. Allora, ah, un'erba secca. Vabbè. E qui, ah, delle barrels mi hanno dato una radice. Qui c'è un tavolino e una chest chiusa, chiusa. Quindi immagino che ci sia una chiave da qualche parte. Qui un gancio, vabbè, un gancio. Ok, qua abbiamo trovato qualcos'altro. Una finestra che si può aprire e chiudere. Qua dei cassetti. Qui dentro cosa c'è? Un accendino? Potrei usarlo per dare fuoco a qualcosa qui, al letto, no. Una giacca? Ah, la chiave! Ah, vuoi vedere che questa qui si usa sulla chest? Quasi sicuramente. No. Stranamente non ha funzionato sulla chest. Peccato. E non so quanto tempo abbiamo. Io ho paura che questa clessidra scenda. Non so se abbiamo tempo infinito. Potrei trasformarmi in qualsiasi momento in un lupo mannaro. Allora, questa è una pentola su un camino. E qui sotto c'è uno spazio vuoto. Ma non mi dire. Qua mi sa che dobbiamo metterci la legna. E guarda, guarda un po' te, l'accendino mi sa che la vado ad accendere, ok. Oh, un po' di caldo, finalmente. Allora, qua vedo un fucile che però non ha munizioni. E qui sopra, ah, una volta probabilmente questa casa era una di un cacciatore. Qui c'è una bottiglia e una lettera, leggiamo la lettera. Sembra che l'abbia scritta io. Questo posto sembra abbandonato e starò qui per un po'. Spero di non aver ucciso la persona che viveva qui, perché non mi ricordo quando mi trasformo in lupo mannaro. Ogni volta che parlo di lupi mannari mi si storce la faccia, perché c'è la bestia che in me vuole uscire. Però sembra, insomma, non so dove l'ho messo, perché non penso che non ci fosse nessuno, perché sennò ci sarebbero brandelli di sangue ovunque. Va bene, questa notte ci sarà la luna piena. Qui c'è un altro foglietto, proprio come me l'aspettavo. La strega con cui ho parlato parlava in modo enigmatico. Ha detto che per indebolire la bestia devo usare un po' di sabbia calda, dell'erba croccante, crunchy, boh,
è qualcosa che cresce nella terra, ma non è una pianta. Cosa può essere? Non lo so. E ha anche menzionato il fatto che dovrei... We're off quite fast. Boh, svestirmi in fretta, non so che perdo i vestiti. Questa parte non l'ho capita. Beh, quando diventiamo lupo mannaro fa... esplode tutto. Ovviamente, un po' alla Hulk. Va bene, ho letto questa lettera ed è stata molto interessante. Sembra che in qualche modo noi dobbiamo farci... forse una pozione o qualcosa del genere... per indebolirci, perché ci ha dato alcuni ingredienti. Qui ho un'erba, penso che sia questa, l'erba croccante, boh. In qualche modo, aspettate un secondo, qui sotto ho visto qualcosa. Ah, delle segrete, ok, vediamo cosa c'è dentro. Cos'è sta roba? Non mi dà niente, eh? Ci sto cliccando sopra. E questo? Ah, un pezzo di carne. Ah, ok. Una spezia e un pezzo di carne. Nient'altro? Vabbè, possiamo richiudere sto posto. Me lo fa richiudere? Posso uscire? Ok, perfetto. Va bene, abbiamo un bel paio di roba qui. Possiamo forse combinarle, no? Non ho idea di come vada. Beh, c'è una pentola sul fuoco, quindi... penso che... ecco, immaginavo. Forse dobbiamo mettere tutte le pozioni qui dentro. Proviamo a metterci tutto il fungo. Forse anche la carne? No, la carne no. Non so, il fungo si può considerare una pianta? Penso di sì, comunque, anche le spezie, non so. Penso che comunque crescano sulla terra e siano considerate piante, tra virgolette. La carne però. La carne forse è utile alla pozione, però non posso usarla. Perché la carne è qualcosa che cresce sulla terra, in un certo senso, cioè un animale nasce sulla terra, però non può essere considerata una pianta, quindi penso che parlasse della carne. Allora, fucile e qui una scopa, non ha niente. E poi sono curioso, insomma, di vedere quella chest di prima. Ha bisogno di una chiave e quella d'argento non funzionava, stranamente, forse. Vediamo se in questa... l'abbiamo spostata. Pensavo che sotto qui ci fosse qualcosa, ma niente, sembra che non ci sia niente. Proviamo a rispostarla. No. Pensavo ci fosse una chiave sotto, ma non c'è. Vabbè, comunque possiamo usare... questo affare per bloccare la porta. Un attimo. Dato che si può rispostare indietro, volevo provare una cosa. Forse con questa chiave. Immaginavo. Possiamo chiuderci dentro così quando diventeremo un lupo mannaro faremo ancora più fatica. E ci mettiamo pure l'armadio così siamo super sicuri che da quella porta non ci usciremo. Va bene. Ok, sto pensando. Allora, chest. Gancio. Deve esserci una chiave da qualche parte. Qui no. Il letto. Forse non ho controllato bene il letto. Ok. Che fortuna, ho trovato la chiave. Va bene. Dai, dimmi. Se non è questa volta, basta. Mi suicido. Ho trovato qualcosa dentro la chest. Un martello con dei chiodi. E sto pensando, su questo gancio cosa possiamo fare? Perché ora abbiamo un martello con dei chiodi, quindi fatemi un attimo pensare. Non possiamo, penso, usarli su di noi. Non possiamo mangiarci i chiodi. Cerco vie di suicidio, perché ovviamente non voglio diventare una bestia. Meglio morire prima, ma sembra che il mio personaggio non la pensi allo stesso modo. Ok, quindi abbiamo un martello con dei chiodi. Vuoi vedere? In qualche modo dobbiamo chiudere questa finestra, che insomma, vabbè, è facile da aprire. Quindi dobbiamo procurarci qualcosa per chiuderla. Magari la catena, magari le corde, non so. Proviamo ad usare... no, niente. Oppure qui sull'armadio possiamo forse legare il tutto, legare l'armadio, incatenarlo. No, nemmeno qui. Va bene. Allora dobbiamo procurarci forse delle assi. Abbiamo un'ascia con noi, con la legna. Potrei usare qualcosa di legna, forse distruggendo il comodino. Fatto qualcosa? No. Non ho legna con me. Questa ascia servirà sicuramente a prenderci della legna. Proviamo a vedere se c'è qualcosa che si può tagliare. Ah, barrels mie. Sapevo. No, non funziona. Quindi forse il tavolo non sembra funzionare. No, forse ho cliccato male sul tavolo, aspettate. Ah, benissimo. Abbiamo delle assi. Ok. Bene, bene. Nel gioco del detective non ero molto... sveglio, ma sembra che in questi giochini me la cavo abbastanza bene. Sono abbastanza allenato.
Ok, abbiamo delle assi. Proviamo ad andare nella nostra finestra qui e a metterle. Ok, chiudiamo, chiudiamo qui. It's blocked. Ah, potevo anche chiuderla, ok. Ok, ho chiuso tutto ora, perfetto. Da lì non si esce, forse neanche dalla porta. Quindi abbiamo fatto quasi tutto. Potrei già far scadere il tempo della clessidra, ma non voglio ancora. Non voglio ancora perché noi dovevamo preparare una pozione, no? Mi ricordo che abbiamo una boccetta, quindi vuoi vedere che dobbiamo prendere quello che c'è dentro. Ah, ok, la pozione è completa. Quindi, pezzo di carne. Cioè, praticamente noi adesso avremo fatto anche tutto. Però sto pensando a quel pezzo di carne. Cosa possiamo farci? Mangiarcelo? Non penso che questo placchi la fame della bestia. E... vai a vedere, fatemi vedere una cosa. Se devo attaccarla su quel gancio. Ah, immaginavo, ecco, questo può placarla. Magari ci può dare un po' di tempo utile. Cioè, stiamo là a mangiare la carne e passa intanto il tempo. Va bene, immaginavo. Ok ragazzi, io penso che non ci sia nient'altro. I cassetti li abbiamo controllati. Direi che è tutto a posto. Il fucile, magari c'erano delle munizioni da qualche parte, ma non mi sembra di vederle. Va bene, facciamo una cosa. Incateniamoci e beviamoci la pozione con le mani legate. Ah? Come mai c'era scritto che è stato... cioè, bevendo la pozione mi ha detto che è stata un po' una perdita, come se non fosse stata efficace. Speriamo bene. Vabbè, facciamo passare il tempo. È tutto pronto, sì. Luna piena. Lo sapevo, lo sapevo. Ci siamo trasformati. La trasformazione è completa. Stamina. Cos'è la stamina lì sopra? Allora, la pozione non ha funzionato come volevo. Insomma, non ha funzionato. Merda. Ah, la stamina sta scendendo, quindi... insomma, tutte le cose che abbiamo fatto sono un po' come... ci stiamo indebolendo. La stamina è la nostra forza da lupo mannaro ora. Dobbiamo sperare che vada giù fino a zero, penso. Ok. La corda ha fatto un po' di resistenza, ma poi sono riuscito a liberarmi. Lo stesso con la catena, mi ha rotto un po' le scatole, ma anche quella. Siamo Hulk, siamo liberati pure di quella. La carne che era sul gancio mi ha dato un po' di distrazione, per fortuna, ma non per molto. L'ho mangiata in fretta. Quindi sono andato davanti alla porta e ci ho messo un pochettino prima di distruggere il lucchetto. Ma alla fine il lupo mannaro è libero. Merda, pensavo che ce l'avrei fatta. Ma niente, 20% di stamina comunque, va bene. Aftermath, quello che è successo dopo, una notte tremenda. Il lupo ha attaccato un villaggio e ha ucciso due persone, e mangiandole anche parzialmente. Poi il lupo mannaro è scappato nella foresta prima che un gruppo di cacciatori di mostri arrivasse. Non sono riusciti a trovarlo. Ok, questa è la storia in pratica. Ok, finito il gioco. È stato un gioco abbastanza carino, devo dire. Insomma, per essere un flash game. E poi questo tizio, il produttore, insomma lo sviluppatore, che si chiama Script Welder, una cosa così, ne ha prodotti anche molti altri e sono tutti molto belli. Uno l'ho fatto anche in live, si chiamava A Deep Sleep. Ve lo lascio nella descrizione, che magari ci provate anche un po' voi. Infatti io pensavo che possiamo anche arrivare a 0%. Io sono arrivato a 20% di stamina, magari arrivando a 0%, dato che non mi convinceva molto la cosa della pozione. Forse potevamo fare qualcosa di un po' meglio con la pozione, dato che ha detto che non è stata super efficace. Ma adesso non mi viene in mente cosa avremmo potuto fare. Magari provateci voi, vi lascio il gioco nella descrizione. Quindi ragazzi, io penso che sia tutto per questo video. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.